Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi vi faccio la ricetta sulla preparazione delle lasagne. Allora, innanzitutto cominciamo con la preparazione appunto del ragù. Trito le mie verdure, di solito metto le carote, la cipolla, il sedano, un po' di sale e faccio soffriggere. In questa maniera metto tutto in una pentola. E faccio il mio soffritto per il ragù. Ecco qui. In questo momento sto anche inserendo il sedano. Ovviamente questa è la mia ricetta delle lasagne, ce ne sono tante altre versioni, ma io di solito le faccio così, non, perché comunque mi piacciono molto in questa maniera. Il mio soffritto faccio andare e poi inserisco la mia carne tritata. Di solito metto un misto di tritato, quindi non faccio tutto bovino, ma diciamo che faccio un miscuglio. Ecco qui. Non appena il tritato è ben cotto e sfumo con un po' di vino rosso, inserisco la mia passata di pomodoro. Un po' di sale e lascio andare per qualche minuto. Dopodiché inserisco anche il mio concentrato di pomodoro. E lascio cuocere la mia salsa. Nel frattempo preparo la besciamella, scegliendo un po' di burro, aggiungendo il latte e la noce moscata, un po' di sale in questa maniera e poi per far addensare un po' di farina. Ovviamente tutto a fuoco spento. Dopodiché accendo il fuoco e lascio giro in continuazione la mia besciamella. Ecco qua. Quando è più densa posso spegnere il fuoco. Ed eccola qui pronta. Ecco, adesso invece cominciamo con la preparazione proprio delle lasagne. Allora, verso un po' di sugo nella teglia e inserisco le mie lasagne. Di solito non prendo questo tipo di lasagne, ma le avevo, scadevano tra un paio di giorni e quindi le ho utilizzate. Ecco qui. Quindi un po' di salsa lasagne e poi un altro po' di salsa, poi inserisco la mia besciamella e la grana. Molte ricette prevedono anche il prosciutto, però a noi non piace, quindi io non ne metto. Quindi sempre così e fate un 3-4 strati come preferite, io ne ho fatti 3. Quindi lasagne di nuovo, il sugo di pomodoro con il tritato e poi di nuovo besciamella e grana, spolverata di grana. Infine finisco con termino con dei tocchetti di burro e metto in forno per circa un 30 minuti a 180 gradi. Ecco qui la mia lasagna pronta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo presto. Un bacione.